vi faccio vedere un po' quello che si fa al servizio di idrometeoclima di ARPA Emilia Romagna. Dunque, il nostro servizio si occupa di diverse, diciamo, tematiche. Le vedete qua elencate, le elenco solo per dire che il lavoro sugli indicatori, sugli indici, sugli estremi stessi è un lavoro in realtà trasversale che quindi occupa, diciamo che interessa, ecco, diverse tematiche tra queste, in primo luogo la climatologia, la meteorologia, anche l'idrologia se vogliamo e ovviamente l'agrometeorologia. Noi lavoriamo da qualche anno, è attivo anche l'Osservatorio Clima, che è appunto a sede sempre al servizio idrometeoclima, istituito con delibera regionale e che si occupa naturalmente di valutare cambiamenti climatici e i suoi impatti in regione. Ne approfitto per segnalarvi, se non lo sapete già, che Vittorio Marletto è andato in pensione, il nostro ex dirigente, quindi vedremo un po' chi prenderà il suo posto. Noi lavoriamo su diverse sorgenti dati che sono tutte disponibili sul nostro portale Open Data. Sono di due tipi principalmente, sono di tipo griglia, insomma dati spazializzati su una griglia a 5 km circa di risoluzione e dati stazione. Lavoriamo quasi esclusivamente su dati su griglia perché sono dati completi su cui abbiamo pubblicato. Su griglia abbiamo un dataset storico che usiamo proprio per valutare le anomalie climatiche, per valutare i trend dal 61 su temperatura e precipitazione, mentre abbiamo sulla stessa griglia un dataset invece più diciamo generato da più stazioni, quindi con un dettaglio spaziale maggiore, che usiamo invece a raggio sostanzialmente, che parte dal 2001 e contiene tutte le variabili anche a livello orario. Quando invece ci interessa valutare più, diciamo così, gli estremi, quindi eventi estremi, diciamo record, massimi, minimi, diciamo, indicatore di questo tipo, lavoriamo sui dati stazione, perché chiaramente poi l'estremo si perde nello smoothing su griglia, no? Tutti i lavori che facciamo sono poi stati fatti con software, a proposito di quello che si diceva prima, che sono modulari e scaricabili al sito che vedete. Ecco, da qualche anno noi pubblichiamo ogni anno un rapporto idrometeoclima che contiene diverse informazioni climatiche, agrometeorologiche, idrologiche, anche quest'anno abbiamo introdotto anche dati sulle falde, ci sono dati marini, eccetera. Qui ci sono diversi indicatori, giusto per fare degli esempi, sulle anomalie, a livello per esempio mensile, su ogni mese noi facciamo uno studio, diciamo anche utilizzando questa infografica in cui si valutano appunto le anomalie sul lungo periodo. E il 2019 devo dire che è stato ricchissimo di questi record. Per esempio, maggio 2019 è stato il maggio più piovoso da quando abbiamo le misurazioni, anche novembre è stato un mese record. Qui vedete un po' di informazioni anche agrometeorologiche sul contenuto idrico del suolo e sugli eventi rilevanti del mese. Nella sezione sempre del rapporto idrometeoclima annuale della climatologia ci sono diciamo queste variabili considerate e questi indicatori che sono, diciamo, usati in diversi contesti nei nostri lavori di climatologia, anche per valutare gli scenari climatici futuri, diciamo, nell'ausilio all'attività di programmazione, per esempio per i PAESC comunali. Questi indicatori sono, per esempio, i giorni di gelo, i giorni piovosi, le notti tropicali, soprattutto per le aree urbane importanti, i giorni caldi, eccetera, eccetera, e il bilancio idroclimatico. Per ognuno di questi indicatori ci sono due pagine con la mappa, diciamo, del valore assoluto,
dell'anno in corso, la mappa dell'anomalia rispetto al 61-90 e la tendenza come grafico che vedete qui in basso a destra nel caso dei giorni caldi. Un altro documento che abbiamo pubblicato qualche anno fa, che contiene numerosi indicatori di questo tipo, è l'Atlante climatico, che copre periodo 61-15. Quest'altro anno abbiamo in programma di aggiornarlo, avendo a disposizione quindi già due trentenni. E qui abbiamo ovviamente questo Atlante si basa sul dataset storico che vi citavo prima, quindi del 61, e copre un po' sostanzialmente le due variabili principali, temperature e precipitazioni. Ecco qua, vedete in basso a sinistra una mappa della tendenza, tendenza sui 55 anni considerati, espressi in gradi per anno, e anche la significatività del trend utilizzando il test non parametrico di Mann-Kendall, che usiamo, diciamo, regolarmente. Ecco, qui in questo caso la retinatura non è tanto visibile perché copre tutta la regione. Il segnale di aumento è significativo su tutta la regione, quindi vedete la retinatura superiore al 95, allo 0,95 su tutta la regione. E qui vedete la tendenza della temperatura media. Sulle precipitazioni il segnale non è così chiaro, non è così forte, non è così, diciamo, significativo. Infatti qui vedete solo alcune zone che sono retinate, alcune zone in cui c'è una diminuzione delle precipitazioni annue e altre zone invece in cui c'è un aumento, una diminuzione, aumento significativo, molto localizzate. Il segnale qui è molto, diciamo, non c'è un vero e proprio segnale almeno su questi 55 anni. Ecco, sulle precipitazioni abbiamo lavorato anche con un gruppo di lavoro ARCIS sull'Italia centro-settentrionale e qui abbiamo usato diversi indicatori, oltre ai cumulati annuali e stagionali, dove abbiamo visto che sostanzialmente c'è una tendenza alla diminuzione delle precipitazioni estive e un aumento quasi generalizzato delle precipitazioni autunnali. Abbiamo usato indicatori tipici, diciamo classici della climatologia, quindi i giorni secchi consecutivi, il numero di giorni piovosi, ecco un indice di estremo, cioè il novantesimo percentile. E alcune cose interessanti sono venute fuori, per esempio i consecutive dry days, cioè, c'è un segnale opposto tra stagioni, vedete, in estate c'è un aumento dei giorni secchi, mentre in autunno, diciamo, c'è una diminuzione. Sullo stesso dataset storico abbiamo pubblicato delle tabelle che sono disponibili sia per stazione, sia per comune. Come dicevo prima, alcuni indicatori hanno senso se calcolati su stazione, naturalmente, per esempio massima assoluta, minima assoluta, anno in cui si verificano questi massimi, ovviamente sono disponibili solo per le stazioni, sui due, diciamo, periodi, 61-90 e 91-19, ma abbiamo anche delle statistiche simili su tutti i comuni della regione. Ecco, per quanto riguarda le previsioni climatiche, abbiamo di recente pubblicato diciamo dei dati che servono proprio per la programmazione locale su queste aree omogenee in regione e che riguardano poi sempre quegli indicatori che ho già citato prima negli altri documenti, quindi noti tropicali, ondate di calore, giorni secchi estivi, per esempio, eccetera. Quindi qui abbiamo il trentennio che sta per arrivare, abbiamo i dati, abbiamo pubblicato questi dati ad ausilio proprio dei comuni, sostanzialmente. Anche per il piano territoriale di metropolitana di Bologna abbiamo fatto un lavoro in cui abbiamo valutato sostanzialmente poi gli indicatori che servono, che ci sono stati richiesti, sostanzialmente legati più che altro alla questione ondate di calore. Ecco.
Ecco, qui se ne è parlato tanto. Noi abbiamo un mini sito attivo sulla siccità. Pubblichiamo, diciamo, mensilmente una serie di indicatori, tra cui quelli già citati, SPI, SPEI, bilancio idroclimatico, decili di precipitazione, anche indici derivati da dati da satellite, NDVI. Questo mensilmente. Giornalmente vengono pubblicati dei dati relativi a delle variabili aggregate su macro aree. Le macro aree sono 8 zone, diciamo, più o meno omogenee dal punto di vista idrometeoclimatico sulla regione. E come vedete i grafici, diciamo, sull'anno idrologico, quindi a partire da ottobre, di alcune variabili come il BIC, come il bilancio idroclimatico. A proposito del bilancio idroclimatico, molto interessante il fatto che è molto indicativo. Come sapete, il bilancio idroclimatico sarebbe precipitazioni, quindi entrate, meno evapotraspirazione potenziale, quindi uscite potenziale di acqua dalla superficie, e si vedono chiaramente gli anni in cui ci sono state le siccità più gravi in Emilia-Romagna. Nel 2012 pensate che c'è stato un danno stimato di circa 1 miliardo di euro in regione. Ecco, un indice che abbiamo invece, diciamo, inserito, che non è tanto diffuso, se vogliamo, è basato su un modello di bilancio idrico, sul nostro modello, e che è il deficit traspirativo. Sostanzialmente la differenza tra traspirazione potenziale, quindi derivata dall'ETP, e la traspirazione reale, che si basa sul contenuto idrico del terreno. Questa differenza viene cumulata su diverse finestre temporali, 30, 60, 90 giorni, per avere un'idea del, diciamo, potenziale stress idrico delle piante. Questo l'abbiamo anche proposto ad un tavolo di lavoro SNPA, che andrà poi a finire su una piattaforma nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Anche qui si vede un trend chiarissimo sui massimi valori di questo indice annuali. Anche sul bollettino agrometeorologico ci sono più o meno le stesse variabili e gli stessi indicatori. Qui vedete esempi di mappe relativi a deficit idrici nel terreno. Ecco, noi usiamo molto i percentili, a proposito di quello che si diceva prima, su diversi di questi indicatori. Calcoliamo per esempio il percentile sull'acqua disponibile, il percentile appunto sul deficit traspirativo, per avere un'idea poi dei tempi di ritorno, no, di questi valori. Pubblichiamo un bollettino mensile che contiene un po' diverse cose, anche gli indici di siccità. Ecco, vedete qua, esempio, come quello che vi dicevo prima, le temperature massime e minime assolute, chiaramente le calcoliamo su stazione, che ha un po' più senso. Per quanto riguarda gli eventi estremi, pubblichiamo report su eventi specifici in cui, diciamo, abbiamo diciamo, avvenimenti, ecco, che hanno regi fatto registrare dei record. Naturalmente, più che altro si parla di alluvioni o di precipitazioni molto intense, come quelle di Rimini del 2013 o l'evento alluvionale del Trebbia del 2015. Ma facciamo anche studi specifici su questo. Qui c'è un paper che stiamo pubblicando adesso su una cosa interessante, che è il cambiamento nella stagionalità dei massimi annuali. Questo è un dataset piuttosto lungo di valori massimi annuali, dove si vede che c'è un ritardo in questi estremi dall'estate verso l'autunno. Queste freccine indicano proprio che c'è un ritardo, appunto, quindi una rotazione indica il ritardo, e anche un aumento dell'intensità degli eventi subgiornalieri, quindi su 1, 3, 6 ore in alcune aree, soprattutto dell'Appennino. Finisco, questa è l'ultima diapositiva.
dicendo che naturalmente, come è stato già citato, c'è il tema delle gelate tardive molto sentito. Da noi quest'anno si stimano circa 400 milioni di danni a causa dell'inverno mite, che quindi ha anticipato le fioriture, e un ritorno di freddo a fine marzo che ha provocato veramente grossi danni. Quello che abbiamo visto, studiando un po' i dati, è che gli inverni sono sempre più miti, questo ce lo aspettiamo, ma la cosa sorprendente è che le gelate sono sempre più frequenti. I giorni in cui le temperature vanno sotto 0, meno 1, meno 2, vedete nella tabella a destra, sono più frequenti del passato. Questo perché si verificano evidentemente delle incursioni più frequenti di aria fredda a causa probabilmente di una variabilità maggiore a livello, diciamo, sinottico. Ecco. E io vi ringrazio per l'attenzione, ho finito.